Io ti miro se mi corta la respirazione. Dunque, con la Perugia una partita intelligente in un momento di oggettiva difficoltà. Almeno per 60-65 minuti l'11 di Pillon è stato tatticamente impeccabile. Corto e stretto, distanza sempre giusta, il segreto è tutto qui. A prescindere da numeri e formulette, un 4-5-1 compatto. Zero rischi in fase di non possesso. Memushai, che ha sfoggiato un'autentica perla, era sempre il primo a pressare sul portatore di palla avversario. Bene hanno lavorato gli esterni, da una parte Marras nel vivo della, dall'altra Sottil, pronto a strappare per creare la superiorità numerica. Il classe 99 ha messo lo zampino sul vantaggio, siglato poi da Memushai, capolavoro balistico, collo esterno che ha incenerito il portiere del Perugia Gabriel. Verre non pervenuto, di fatto annullato, prezioso in tal senso il contributo di Bruno, che ha sempre accorciato sull'ex biancazzurro limitandone il raggio d'azione. Certo il rammarico di non averla chiusa quando si sarebbe dovuto e potuto, piuttosto chiara, nitida, se non clamorosa, l'opportunità fallita da Gaston Brugman. Stessa cosa dicasi per Ciofani, dopo una bella combinazione con Marras. Negli ultimi 20 minuti però la squadra si è abbassata, complice anche un calo fisico. Nel contempo la decisione di Nesta di cambiare assetto, difesa 3 per sfruttare l'ampiezza del campo. Sulla destra Falserano, subentrato a Kisley, ha conferito spinta e vivacità. Salvataggio sulla linea di Ciofani e subito dopo il pari divido, in realtà più trovato che cercato, e sarebbe potuta finire anche peggio senza la provvidenziale deviazione di Bruno sulla volée ravvicinata dello stesso Vido, il migliore degli umbri. Ma ciò che rincuora è l'atteggiamento. Dopo il brutto, anonimo secondo tempo di Ascoli, risposta insomma confortante in vista della trasferta di Carpi in programma lunedì 22 aprile alle ore 21. Pillon dovrà rinunciare agli squalificati Scognamiglio e Bruno, agli infortunati Campagnaro e Gravion. Decimato dunque il cuore del reparto arretrato. In preallarme Bettella, verso il rientro invece Nando del Sole. Con tua fisica e tua chimica,